Che fare dunque? Domanda che già qualcuno poneva in altri tempi. Molto semplicemente, partire dal dissenso non può portare ad arrestarsi al dissenso. Il dissenso è individuale, come dicevo, è l'atto dell'individuo. Il dissenso deve organizzarsi in forma politica, deve strutturarsi nelle forme della politica. A mio giudizio oggi occorre, e assumo come stella polare di questa mia riflessione una delle tesi di Lione, di Gramsci, raccogliere e coordinare tutte le forze che per una via o per un'altra sono giunte alla rivolta contro il capitalismo. Tornare cioè a porre in primo piano il conflitto economico, il conflitto sociale, il classismo come indecente realtà del nostro tempo, di quell'epoca post 1989 che si è aperta con la pomposa dichiarazione della libertà universale e che sta producendo, come ci insegnano anche economisti alla page come Stiglitz o Piketty, le forme più oscene di disuguaglianza, senza incontrare però ritorni di fiamma rossa. Questo è il paradosso. Senza incontrare forme di dissenso. Insomma, abbiamo oggi sotto il cielo un tale potenziale di miseria, di frustrazione, di ingiustizia che in altri tempi avrebbe fatto esplodere almeno 10 rivoluzioni francesi e 20 rivoluzioni russe. E invece oggi resta puntualmente inespresso, tutt'al più nella coscienza individuale, isolata dell'individuo che si sa perdente in partenza. Che fare dunque? A mio giudizio occorre modulare forme di dissenso generale con forme concretissime di dissensi operativi. Il dissenso generale non produce nulla, è massimo nella sua teorizzazione, è minimo negli effetti. È il dissenso del grande rifiuto di chi in astratto è contro tutto e tutti e in concreto accetta silenziosamente i reali rapporti di forza e la loro coazione reale. I dissensi minimi dal canto loro, plurali, perché nel villaggio globale vi è un dissentire plurale, vi è una polifonia di dissensi che mancano tutti, questo è il punto, di una coinè, qual era ancora il marxismo, di una coinè, di una grammatica condivisa che sappia orientare e indirizzare i dissensi. Si produce oggi una regionalizzazione dei dissensi, puntualmente distorti rispetto alla contraddizione classista. Si dissente per i beni comuni, si dissente per le minoranze, si dissente per gli animali, tutte cose nobilissime, intendiamoci, ma che restano disperse nel villaggio globale se non si unificano in una più generale protesta, nel clamore unificato di una grande voce contro la contraddizione classista da cui le altre discendono. Questo è il punto che manca oggi. Ecco perché, a mio giudizio, occorre ripartire dal dissenso radicale rispetto alla società di mercato di cui siamo abitatori, volenti o nolenti, e da qui organizzare forme operative di contestazione. Come possono organizzarsi politicamente? Che fare in concreto? Lo dico in maniera schematica e poi mi fermo per non diventare illimitato anch'io come il capitale che critichiamo, come la merce. Occorre, a mio giudizio, operare in vista di una risovranizzazione dell'economia, che è la sola via per ripoliticizzare l'economia e quindi per porre dei limiti all'economia di mercato, di modo che si possano tornare a tutelare i diritti dei più deboli, uso questa categoria, gli sconfitti della mondializzazione. Non vi è possibilità di fare gli interessi del vecchio proletariato se non difendendo specificamente il proletariato con cui abbiamo quotidianamente a che fare. Il cosmopolitismo astratto è spesso l'alibi per produrre disinteresse concreto per le sorti di chi ci sta accanto. Come diceva Rousseau, il cosmopolitismo astratto genera poi indifferenza verso il nostro vicino di casa. Questo è lo scenario. Risovranizzare l'economia, ripoliticizzare la politica stessa che oggi diventa pura continuazione dell'economia con altri mezzi. Occorre rieticizzare la società, cioè far valere elementi di eticità hegeliana. L'eticità hegeliana contro il competitivismo individualistico della insocievole socievolezza, atomi competitivi. Competitività è un altro lemma chiave della neolingua. Siate competitivi, cioè comportatevi come monadi impazzite e conflittuali fra loro, rinunciate a ogni solidarietà, siate darwiniani, che è l'altro grande motto. Con quale ideologia? Posso finire? Sì, però sì, vorrei finire e poi ne discutiamo. Ciò detto, occorre dopodiché rieticizzare la società, quindi far tornare a balenare forme di etica solidale basata sul rapporto di riconoscimento nella comunità, e da lì operare per un reale internazionalismo.
L'internazionalismo non può esistere, lo ripeto, se non come rapporto solidale, comunitario, fra stati che si riconoscono come portatori di uguale diritti e di uguale dignità. Tutto il contrario è dell'imperialismo novecentesco nazionalista e dell'odierno ordine mondializzato che in nome della mondializzazione dissolve le realtà plurali degli stati per imporre l'unico dominio della forma merce. Questo è il punto su cui bisogna insistere e che nel libro è sviluppato e magari ci torniamo ora nel dibattito. Una cosa è sicura, questo libro è da un certo punto di vista irricevibile. Perché irricevibile? Per il fatto che, qui Gramsci ci soccorre, una teoria è rivoluzionaria solo se è vertice inaccessibile alla parte dominante. Il fatto che oggi molte categorie della critica siano le stesse utilizzate dall'elite dominante, che anzi finanzia a flusso continuo certi movimenti e certe critiche, dovrebbe indurci a mettere in discussione il fatto che siano teorie realmente rivoluzionarie. Se fosse veramente rivoluzionaria, una teoria verrebbe diffamata, perseguitata, ostracizzata dall'elite dominante. Questa è la cartina di tornasole. Se la teoria è rivoluzionaria, in realtà è posta dall'elite stessa, non è rivoluzionaria, evidentemente. Ecco, quindi il fatto che le categorie che ho provato a coniare in questo libro siano state accolte spesso con gelida freddezza o anzi con ostentata ostilità da parte degli intellettuali mi rassicura e mi rincuora, mi sarei stupito del contrario. Del resto, come si dice nella conclusione del libro, con la quale chiudo anche qui, non essendo un giallo posso dirvela, non sempre i ribelli potranno cambiare il mondo, ma mai il mondo potrà cambiare i ribelli.